pensa, affermarlo e praticarlo quotidianamente. E questo io credo che abbia un valore veramente inestimabile, appunto in tempi come i nostri, nei quali la deriva autoritaria verso forme di fascismo inimmaginabili fino a qualche tempo fa, appunto, è costantemente, si verifica costantemente. Quindi io credo che essere qui all'Ambit, che dal 25 aprile perda ogni carattere di pura rappresentazione e individualità, perché si tratta invece, come si diceva, di nutrire la memoria. Nutrire la memoria per mantenere viva l'idea di quello che è costato al nostro paese essere libero. Prima si ricordavano le donne, si è detto che furono circa 10.000 le donne. In realtà furono molte di più, furono più di 35.000 le donne che parteciparono attivamente alla resistenza. Dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45 sono circa 300.000 i partigiani che combatterono attivamente, e di questi circa 50.000 morirono. Ci furono appunto 35.000 donne, e di queste donne circa 1.100 caddero nei combattimenti. Quindi pensa sempre alla donna partigiana come la staffetta che trasporta le informazioni per passare ai controlli. In realtà le donne furono attivamente impiegate nell'azione della resistenza. Circa 2.500 furono arrestate, torturate, e altrettante furono mandate nei campi di servizio. Lo sappiamo che la risposta alla resistenza sono state le stragi, e sarebbe lungo l'elenco delle stragi, la Bocca, Mazzabocco, per non parlare delle stragi dimenticate come quella di Acerra o quella di Caiazzo, per non parlare degli armadi degli orrori, no? Che sono stati scoperti chiusi con le porte rivolte verso il muro, quasi a voler sigillare definitivamente la memoria degli orrori che sono contenuti all'interno di questi armadi. E quindi, se noi crediamo che la memoria sia appunto la coscienza di un paese, abbiamo l'obbligo di coltivarla.